Le Magnifiche Tre in orologeria sono tre maison di cui Rolex non fa parte, mi dispiace deludervi. Sto parlando di Patek Philippe, Audemars Piguet e Vacheron Constantin, dove quest'ultima, sebbene non goda di quell'aura di perfezione che invece hanno Patek Philippe e Audemars Piguet, quantomeno da un punto di vista commerciale e tra gli appassionati, ma soprattutto tra i neofiti, Vacheron Constantin è la maison più antica della storia dell'orologeria, più antica e che non ha mai smesso di produrre orologi, perché nasce nel 1755 e ha una storia costellata di grandi successi, grandi innovazioni e anche oggetti spesso inarrivabili. Tutto questo nonostante Vacheron Constantin oggi si possa acquistare a pochissimo prezzo. Parlando per esempio di vintage degli anni 60 all'interno dei mercatini, o comunque sia maggiormente conosciuta per un modello in particolare, il suo Overseas, che guarda caso, così come per Patek Philippe e Audemars Piguet, è un modello con bracciale integrato, tipicamente anni 70. Sebbene, a differenza del Nautilus di Patek Philippe e del Royal Oak di Audemars Piguet, il Vacheron Constantin Overseas non sia stato disegnato da Gerald Genta, il designer italo-svizzero, tra le penne più famose dell'orologeria mondiale di cui abbiamo spesso parlato qui su Talk. E dunque questa nuova puntata di Beato tra gli orologi, puntata domenicale che eccezionalmente per questa settimana è stata spostata invece al martedì, voglio parlarvi proprio di Vacheron Constantin, la nostra maison tra le magnifiche tre, che però paga un po' lo scotto di non essere sulla bocca degli appassionati da sempre, come invece per le altre due, per Patek e per Audemars. E lo facciamo come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati qui nella stanza degli orologi di Talk, il nostro canale a tema orologeria in cui vi parlo di orologi, storia degli orologi, ma anche storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. Quel legame un po' emozionale che ci lega a questi oggetti, a questi pezzi inanimati di ferro, se non fosse per il loro calibro interno, e che molto spesso sono oggetto di romanticismo e collezionismo proprio grazie alle storie che hanno alle loro spalle. Ora, Vacheron Constantin di storia ne ha da buttare, ma non si butta perché è tutta bella. E in questa nuova puntata voglio vedere assieme a voi, come facciamo sempre in Beato tra gli orologi, che cosa offre la Maison attraverso il loro sito internet, il loro catalogo online, quali sono le novità, se ci sono anche i prezzi, li valutiamo assieme di questi orologi e commentarli, insomma, poi nei commenti, così da discuterne insieme, come facciamo un po' sempre nei nostri video qui su Talk. Quindi, senza perdere altro tempo, direi che è il momento, anzi è ora, a tema orologi, di andare sul sito di Vacheron Constantin. Andiamo. Bene, il sito di Vacheron Constantin si presenta in italiano come primo acchitto, cosa non scontata in realtà nell'ambito dei siti degli orologi, ma insomma è anche una cosa del tutto marginale. Qui abbiamo le collezioni, quindi il sito viene diviso per collezioni, per storia anche immagino, soprattutto la storia qui nella sezione Maison e poi anche c'è la sezione storia da qualche parte che dovrebbe apparire. Sì, da queste parti, artigianalità, tradizione, la nostra storia, eccola qua, per chi volesse approfondire la bellissima e lunga storia di Vacheron Constantin. Poi abbiamo questa sezione collezioni, con tutte le collezioni, traditionnel, patrimony, che è anche un nome che sicuramente molti di voi hanno sentito e che ricollegano a Vacheron Constantin, 56, Overseas, come vi dicevo, quel bracciale integrato, quell'orologio tipicamente anni 70, Légérie, l'Historix, che riprende con una delle ultime presentazioni il 222, questa volta però in full gold, tutto oro giallo, che ha fatto anche la storia di Vacheron Constantin. Il 222, così come l'Overseas, è sempre stato molto amato. Ritorniamo sempre alla questione bracciale integrato, che non è assolutamente scontata. Orologi da donna, orologi da uomo, poi abbiamo la stampa, alcune presentazioni, naturalmente una delle tante creazioni di Vacheron Constantin, qui in particolare un cielo stellato, queste dovrebbero essere delle pietre preziose con le fasi lunari qui in un subcontatore, e alta orologeria, va bene, un po' poi la presentazione
Questa qui è la storia, quindi la si può leggere anche in fondo al sito. Vedete qui al polso che orologio fantastico. Questo è un ripetizione minuti, lo si vede dalla slitta qui a ore 9. Orologio di un'eleganza sublime. Così come Vacherò Constantin ha sempre abituato i propri clienti e tutti gli appassionati. Va bene, poi abbiamo i social, Instagram, Facebook, cioè, quindi non c'è tanto da vedere. Io direi che a questo punto noi apriamo tutte le collezioni, che poi dovrebbero essere quelle che vengono elencate anche in orizzontale. Un altro Vacheron Constantin di grande eleganza, bello questo, quadrante blu, oro rosa, credo. Bellissimo, fantastico, grande eleganza, eppure se ne vedono sempre pochissimi. Patrimoni, guardate qui che calendario, mamma mia, che spettacolo. Veramente c'è poco da dire, cioè, questo è proprio il non plus ultra, lo stato dell'arte dell'orologeria, magnifico. Davvero bellissimo. Foto tra l'altro ottimamente realizzata, mi piace molto, non so perché, non è che sia una foto particolare, però risalta molto bene il blu soleil del quadrante, il contrasto con l'oro. Si sposa benissimo anche questo cinturino blu come il quadrante, bello, bellissimo. Patrimoni, poi abbiamo il traditionnel che racchiude le, come dice anche il sito, le raffinatezze tecniche della Maison. Il 56, che conosco poco in realtà, me lo ricordavo diverso. Naturalmente ci sono vari modelli di 56, quindi molto probabilmente quello che ricordo lo troveremo poi all'interno della collezione. Overseas, Legeri, va bene, quindi abbiamo... poi c'è anche il Malt di Forma, va bene. Historix, questo non credo di non saperlo pronunciare, Métier d'Art, non lo so, me lo direte nei commenti. Ci sono un sacco di linguisti nei commenti, non ve lo dimenticate mai. Ore creative, va bene, va bene. Allora, non abbiamo naturalmente tutta la giornata a disposizione, quindi io direi che dobbiamo partire. Partiamo dal primo. Sono anche molto curioso di vedere assieme a voi i prezzi di questi orologi, perché credo che sia anche una delle cose interessanti del nostro format. E ce li abbiamo già qua, tutti spiattellati davanti come se fossero dei Daniel Wellington. Tra l'altro con delle foto, come potete vedere, molto spesso accade purtroppo che le foto su questi siti internet, anche quando si tratta di orologi da 103.000 euro, come il calendario perpetuo ultrapiatto che abbiamo visto in quella bella foto di prima, in realtà assomiglino più a dei render di orologi giocattolo più che veri orologi da 103.000 euro. La foto di prima chiarisce molto bene, a confronto con questa foto qui, quanto è importante avere delle foto che rispecchino abbastanza fedelmente quello che poi è l'orologio. Ora, nessuno comprerà un patrimonio di Vacheron Constantin spendendo 103.000 euro guardando il sito da questa foto. Su questo credo che siamo tutti sicuramente d'accordo. Però è anche vero che, proprio come accade in beato tra gli orologi, tanti di noi molto spesso vanno a guardare i siti delle Maison, vanno a valutare un po' gli orologi, anche per sognare semplicemente ad occhi aperti, come facciamo noi appunto in beato tra gli orologi. Ecco, c'è poco da sognare con una foto del genere, è questo il problema, il concetto. Quindi, al di là di quella che è la presentazione, mi auguro che ci siano poi, come abbiamo già visto, anche delle foto magari reali dell'orologio e non dei semplici render, come in questo caso, che rispecchino un po' più fedelmente, insomma, la bellezza di questi oggetti. Va bene, allora, vediamo un attimo. Abbiamo detto 103.000 euro, quadrante bianco, che immagino sia anche il meno richiesto rispetto a un quadrante blu di quel tipo, 103.000 euro, ve lo tenete uguale. 41 mm, spessore 9 mm, movimento automatico, quindi calendario perpetuo automatico in uno spessore molto, molto contenuto, meno di 9 mm, misura 41 mm, beh, che per essere un tutto quadrante si fa sentire, credo che ci voglia un polso abbastanza imponente per farlo sembrare piccolo il giusto, come dovrebbe essere un orologio elegante su un polso. Però non mi sento certamente di criticare un oggetto del genere per i 41 mm, anche se devo dire che dovendo spendere 103.000 euro e dovendo scegliere un calendario perpetuo, sinceramente questo Vacheron Constantin Patrimony non sarebbe sicuramente tra i primi della lista. E potendo, sognando di poter spendere 103.000 euro, devo dire che se la giocherebbe abbastanza male con tante altre proposte, come per esempio alcune proprio di Audemars Piguet, no? Che citavamo prima. Va bene, comunque, non dico altro. Manifesti il suo interesse? No, non ho 103.000 euro. Materiale.
Oro rosa, 41 mm, abbiamo già detto, cinturino in alligatore, Swiss made chiaramente. Calibro naturalmente di manifattura Vacheron Constantin, quindi realizzato da Vacheron Constantin, perché sembra scontato per noi appassionati che seguiamo il mondo degli orologi, ma in realtà non tutti, anche chi ama gli orologi e magari ha anche una bella collezione, non tutti sanno che significa manifattura, per esempio in-house. Significa semplicemente orologi che hanno all'interno un movimento, quindi un motore che aziona questi orologi, realizzati dalla stessa Maison, o almeno questo è il concetto principale. Ci sono una serie di variazioni sul tema che magari approfondiremo in qualche puntata dedicata. Quindi calibro 1120 QP/1, 276 parti, 36 rubini, frequenza 19.800 alternanze, un 3 Hz, va bene. Il calibro lo potete vedere qui con questo bel rotore lavorato, Code Genève a decorazione del calibro, un bellissimo orologio. Però devo dire onestamente che per 103.000 euro, se proprio dovessi scegliere questo patrimony, quantomeno lo sceglierei con quadrante blu, anche se si tratta di gusti. Però voi che cosa ne pensate? Sembra un po' banale questo bianco, per quanto sia poi perfettamente realizzato, questo è naturalmente una realizzazione da 10 e lode naturalmente, però a questo punto si potrebbe pensare di prenderlo un bel blu soleil, che secondo me come quadrante scuro si fa sicuramente apprezzare. Torniamo indietro alla collezione patrimoni, va bene, abbiamo visto questo qui, poi ci sono i semplici eleganti solo tempo senza data, 30.000, 24.500, questo qui per esempio un 40 mm oro rosa è troppo grande, 36 mm oro bianco già è più proporzionato, già più elegante, anche in oro rosa molto bello, ma 40 mm è veramente per chi deve farlo vedere questo orologio, e onestamente Non condivido in nessun caso. Poi abbiamo la secondina, tante altre variazioni, questo qui manuale 42 mm, cioè lo vedete anche voi, è un orologio che non ha alcun senso. 42 mm in oro bianco, 27.300 euro. Vorrei vedere proprio il calibro all'interno, perché secondo me il calibro è un calibro che in questo caso 4.400 è un calibro, va bene, non fa proprio effetto ciambella, quindi non è molto piccolo rispetto all'orologio, però ecco, 42 mm per un solo tempo tutto quadrante, ci vuole veramente un polso da 22 cm, perché altrimenti al polso, insomma, fa abbastanza ridere. Comunque ci sono, e apprezzo questa cosa, varie declinazioni in termini di diametro, come appunto i 36 mm, che per esempio Patek Philippe con i Calatrava, che abbiamo visto nella scorsa puntata di Beato tra gli orologi, non ha. Questa invece è una scelta di Vacheron Constantin che apprezzo molto, pur avendo dei listini effettivamente un po' altini. Fasi Luna con data retrograda 42,5 mm, praticamente come uno Speedmaster, peccato che quello è un cronografo sportivo, 55.000 euro, va bene, belli, ma veramente un po' eccessivi. Tra tutti questi io, se dovessi davvero scegliere, prenderei un 36 mm in oro rosa, se c'è con quadrante blu. Questo qui, anche se ha la data, lo avrei preferito senza data, però ecco, dai, se mi costringete, regalatemi 30.000 euro, io scelgo lui, va bene? Siamo d'accordo? Non credo. Andiamo a vedere allora altra collezione, Traditionnel. Così, Traditionnel, giusto per capire anche quanta tecnica c'è dietro gli orologi di Vacheron Constantin e anche quanto costano determinati orologi, per esempio questo qui che è un tourbillon. Vediamo un po' se troviamo proprio il tourbillon. Qui abbiamo il Traditionnel manuale 38 mm in oro rosa, 26.300 euro. Poi abbiamo questo calendario completo 41 mm, ma è veramente sensazionale, sebbene 41 mm non mi piacciono. È un orologio un po' troppo grande e anche un po' troppo costoso, 58.500 euro, grazie lo stesso. Traditionnel tourbillon, prezzo su richiesta. Niente, Vacheron Constantin non ci fa il favore di dirci a quanto vende determinate realizzazioni. Sono tutti prezzo su richiesta, anche questo qui, calendario perpetuo, esclusiva boutique, 43 mm, sempre più grandi questi orologi, quasi a voler accontentare un mercato che non è quello europeo. 13 mm di spessore, è un orologio grande, con un calibro eccezionale, ma
è un orologio abbastanza grande, prezzo su richiesta, tutti un po' troppo grandi, anche accattivanti. Questo tourbillon verde è bellissimo, con la tipica croce di Vacheron Constantin all'interno della gabbia del tourbillon, però prezzo su richiesta, è anche 41 mm, che sono tantini. Certo, ma chi sono io per criticare Vacheron Constantin? Me lo sto chiedendo, sinceramente. Va bene, no, facciamo finta di nulla. Torniamo alla nostra collezione, vediamo un po'. Oh, torniamo alla nostra collezione. Una breve carrellata del 56 di Vacheron. Questi sono orologi bellissimi, molto molto bello. Mi piace tantissimo questa cassa, molto originale, molto sinuosa. Questo quadrante che appare abbastanza piccolo, contenuto ricco di particolari, anche ricco di informazioni e complicazioni, come in questo caso calendario e fasi luna. Lo abbiamo anche soltanto con data, 40 mm in acciaio, quindi è possibile acquistarlo in acciaio a prezzi umani, per così dire, 14.100 euro. C'è anche in oro rosa, per esempio, 28.300 euro, sempre 40 mm. Un disegno di questo 56 che mi piace molto. Cronografo anche. Questo è un day-date, scusatemi, infatti non vedevo i tasti. È un day date, quindi i giorni della settimana nel subcontatore a ore 9 e i giorni del mese invece nel subcontatore a ore 3, con anche l'indicazione della riserva di carica, acciaio, 30.400 euro. Mi piace questa cosa che Vacheron Constantin dedichi diverse complicazioni e diversi orologi anche in acciaio, declini anche in acciaio, in maniera tale da avere dei prezzi, per chi li volesse, anche abbastanza contenuti. Acciaio con bracciale, 17.100 euro. Bello, molto bello. Vediamo questo che mi era piaciuto tanto, con calendario completo, 40 mm oro rosa. No, non ci siamo. 49.500 euro. In acciaio, 30.400 euro. Però devo dire che è veramente un pezzo di grande fascino. Mi piace veramente tantissimo. Questo acciaio con quadrante blu, cinturino in alligatore blu, 40 mm, spessore contenuto 11,6 mm, certo il prezzo 30.400 euro, in pochi possono permettersi un orologio in acciaio del genere, sebbene sia un calendario completo, però è bello, è davvero bello. Tourbillon, ancora una volta, prezzo su richiesta. Comunque, mi è piaciuta molto questa collezione 56, un po' per tutti i gusti, una linea particolare, non è il solito bracciale integrato, non è neppure il solito patrimony. Bello, bello. In questa foto del prodotto vero si nota tutta la bellezza e tutta la precisione di Vacheron Constantin, chiaramente. Oversea, reinterpretata nel 2016, la collezione trasmette appieno lo spirito del viaggio, l'apertura verso il mondo ereditata da François Constantin al centro della filosofia della Maison fin dalle sue origini. L'Oversea, che è quello che un po' tiene in piedi anche Vacheron Constantin, non prendiamoci in giro, come il Nautilus per Patek Philippe e il Royal Oak però de Marpiguet. Certo è che è un bellissimo orologio, quindi non ci vedo nulla di male, no? Dietro tutto questo. Oversea, 41 mm in acciaio, 27.800 euro, listino che è lievitato in maniera incredibile, non ricordavo costasse così tanto, quasi 30.000 euro per un solo tempo in acciaio, praticamente quanto un Nautilus. Ma cosa scegliereste tra Oversea e Nautilus? Lo so che molti di voi diranno Oversea se per fare gli esperti, però poi ad averceli 30.000 euro sinceramente vi vorrei vedere. Comunque, detto questo, cronografo 42,5 mm, 39.600 euro, però sono troppo grandi questi orologi, 41, 42 e mezzo. È vero che è uno sporty chic cosiddetto, un orologio sì, chic, sicuramente molto ricercato, ma non è elegante, no? È uno sportivo, bracciale integrato, cassa grande, 41 mm, 11 mm di spessore, però 67.500 euro per un orologio del genere, iniziano davvero a costare tanto questi orologi qui. Ci sono anche le grandi complicazioni, che tra l'altro si vede anche all'inizio. Qui abbiamo l'Oversea automatico 34,5 mm in oro rosa, ma comunque costa 57.500 euro. Immagino che sia una declinazione tipicamente da donna, perché questi orologi qui vengono prodotti e vengono indicati poi da donna. E chissà se lo scrive anche orologio da donna, Vacheron Constantin. No, non lo dice. Dual time, 41 mm acciaio, tourbillon, prezzo su richiesta, cronografo in oro rosa,
88.000 euro. E eccolo qua, 137.000 euro. Calendario perpetuo ultrapiatto esclusiva boutique 41,5 mm in oro rosa. Vediamo, spessore 8,1 mm, è effettivamente ultrapiatto, su questo non c'è dubbio, 137.000 euro. 41,5 mm, c'è anche uno scheletrato che è micidiale. Incredibilmente bello. Diametro, per me comunque è un po' troppo largo. Prezzo su richiesta. Un po' troppo largo in che senso? Sempre il solito senso. Se avessi 137.000 euro davvero da spendere in un orologio calendario perpetuo, 41,5 mm probabilmente non mi convincerebbe. Poi dipende anche dal polso, quello sapete è un polso esile, quindi molto probabilmente chi ha un polso più largo, magari da 18-19 cm, non si pone il problema. Anzi, magari lo vuole grande l'orologio così da che si veda sul proprio polso, però ecco, è un po' fuori standard per essere un orologio di questo tipo, secondo me. Poi sono sempre opinioni personali. Oversea cronografo esclusiva boutique 39.600 euro. Insomma, l'Oversea è l'orologio che tiene alto ancora oggi, chissà in futuro, magari no, magari in futuro sarà il Patrimony, ma oggi tiene alto il nome di Vacheron Constantin nel mercato degli orologi. E indubbiamente la cosa è meritata, però come fanno anche altre maison, forse anche un po' troppo spinta, sebbene certamente Vacheron Constantin non lesini nelle altre collezioni, come per esempio abbiamo visto 56 o il Patrimony, certamente ricercatezza, tradizione, complicazioni, quindi non è colpa loro, insomma, è colpa nostra che ci piacciono sti orologi con i bracciali integrati, e va bene. Sono curioso di vedere questi orologi di forma, tra l'altro molto simili a tanti altri orologi di forma, non mi viene, se ve lo ricordate, ne abbiamo parlato in una precedente puntata di Biato tra gli orologi, e ricordo, se non ricordo male, scusate il giro di parole, ricordo però che c'erano degli orologi molto simili a questa cassa Tonneau, penso che si possa chiamare così. Malta manuale, 31.200 euro, oro rosa. Simpatici, simpatici, però sinceramente se dovessi scegliere un orologio di forma con un budget di questo tipo, sceglierei altro, lo dico onestamente. Diciamo che se avessi una collezione di orologi di forma e avessi anche budget di questo tipo, questo Vacheron Constantin probabilmente sarebbe il quarto o il quinto orologio di forma. Prima di questo viene il Reverso, viene magari Patek Philippe, indubbiamente il Tank di Cartier, insomma, non sarebbe certamente la prima scelta. Ripeto, però parlo di gusti strettamente personali. Vediamo poi Historix, omaggio alla creatività ininterrotta, la Maison lo sottolinea, ininterrotta, perché questo le consente di essere la Maison con la produzione ininterrotta più antica. Vediamo un po', vedo Ansiar, eccoli qua, l'Historix American 1921, questo qui è un orologio che mi fa impazzire. Ce l'ha un famoso appassionato di orologi, Christian Hagen, credo si pronunci, su Instagram, mi piace tantissimo. Questo qui in oro rosa, 44.900 euro, ma se li merita tutti, è di una bellezza disarmante, è bellissimo. È bellissimo. Questo qui è l'orologio che negli anni 40 al polso di un viaggiatore o magari al polso di Indiana Jones sarebbe stato perfetto. E lo è ancora oggi perché è troppo bello. 40x40, spessore sottilissimo, 8,06, movimento manuale, riserva di carica di circa 3 giorni, lettura diagonale, mercato americano durante i ruggenti anni 20. La corona, audacemente posizionata tra l'una e le due, e la lettura in diagonale dell'ora donano al modello un raffinato carattere creativo. Minuteria chemin de fer, ovvero binario ferroviario, cioè questa minuteria chiusa che sembra un binario, numeri arabi dipinti di nero e piccoli secondi. Bello, bellissimo. Una interpretazione dell'orologeria che mi piace tanto, imitata poi da tante altre maison. Voi lo sapete, alla fine di ogni Beato tra gli orologi io scelgo un orologio. Avete già capito, no? Che cosa sceglierò? Ve lo dico adesso, Historix American 1921 oro rosa, punto. Non c'è il minimo dubbio. Belli anche gli altri che conosciamo, anzi a ragno, molto belli, ma l'Historix American. Ciao. Ciao cuore, come dicevo qualcuno. Mestieri d'arte? Non lo so, non conosco il francese, però
vediamo assieme quelle che sono le creazioni uniche di Vachon Constantin. Immagino infatti prezzo su richiesta un po' per tutti, è roba da collezione, pezzi unici per pochi fortunati e pochi audaci collezionisti anche, indubbiamente. Però anche queste collezioni servono normalmente a chiarire, sono degli esercizi, no, di stile, servono a chiarire quanto è importante una maison. Vachon Constantin, come vi dicevo, è tra le magnifiche tre, quindi su questo non c'è il minimo dubbio. E che per tanti di loro, me compreso, naturalmente rimarranno dei sogni. Sono dei sogni che però in alcuni casi, magari sul vintage, possono essere comunque coronati, laddove però il sogno non sia come il mio di avere in collezione un Historix American che abbiamo visto 1921 e che secondo me è la più bella interpretazione, una delle più belle interpretazioni orologiere dell'alta orologeria, per l'appunto. Come sempre vorrei sapere però la vostra nei commenti, non prima di avervi ringraziati per essere arrivati fin qui anche in questa puntata di Viaggio tra gli orologi e darvi appuntamento a un prossimo video qui nella nostra stanza degli orologi su TOC.